Sant'Arcangelo è una realtà molto importante per le nostre politiche culturali, la Regione Emilia-Romagna, l'assessorato alla cultura, è il maggiore finanziatore, lo ricordo, all'interno della legge 13, che è la nostra legge sullo spettacolo, con un finanziamento triennale. Ma soprattutto quest'anno abbiamo deciso un rilancio affidando la direzione artistica ad un progetto triennale che vede impegnate tre delle principali compagnie della nostra realtà, tre compagnie importantissime, le ricordo, la Raffaello Sanzio, Motus e il Teatro delle Albe, che sono molto conosciute all'estero e che noi pensiamo abbiano bisogno anche di avere un maggior ruolo nel nostro territorio. E queste compagnie si stanno impegnando unitariamente ad un progetto che, tra l'altro, secondo me in maniera molto positiva, visto la nostra vocazione al contemporaneo, fa della contaminazione dei linguaggi la cifra stilistica. Infatti, per esempio, l'edizione di quest'anno, pur in presenza ovviamente di teatro, però è molto legata ai suoni, alla voce, alla musica. Quindi credo che sia un modo nuovo, diverso, di impostare proprio nel nostro paese un avvenimento come questo. Ricordo che in Italia Sant'Arcangelo è l'unica realtà che ha fatto questa scelta. All'estero questo è molto più consueto. In Italia c'è stata un'esperienza una volta a Venezia, ma che è finita, diciamo così, dopo un breve periodo. La cultura ha bisogno di tempo, ha bisogno di programmi chiari, di finanziamenti chiari, ha bisogno di osare, di sperimentare. Con questa pazienza e con questa, diciamo così, tenacia si costruisce una vera politica culturale che poi ha come risultato non soltanto un miglioramento della vita dei cittadini, ma anche la creazione di un vero e proprio, diciamo così, piccolo sistema economico che ha una sua straordinaria importanza. Noi abbiamo, diciamo così, l'ambizione di lanciare questa sfida, cioè di un modello culturale che è un po' diverso da quello che imperversa nel nostro paese. A noi piace una cultura che porti i cittadini a discutere, non ad essere passivi. Cioè, per esempio, io non mi spavento se a uno spettacolo il pubblico si divide, anzi io credo che la cultura serva a questo, il pubblico si deve dividere, possibilmente non mi piacciono gli spettacoli dove tutto il pubblico esce e tutti la pensano nello stesso modo, perché la cultura serve per discutere, per parlare, per confrontarsi. Crediamo anche che occorra, diciamo così, guardare a quello che avviene nei principali paesi europei e quindi aprire al linguaggio del contemporaneo, aprire alle contaminazioni linguistiche. E devo dire che le esperienze teatrali, soprattutto in Romagna, seguono questa direzione. E poi c'è questo fenomeno sicuramente straordinario, e cioè delle sedi produttive, che sono sedi produttive in alcuni casi di una bellezza assoluta, uniche. Il caso dell'Alboreto è sicuramente giusto citarlo, ma voglio dire anche il Teatro Rasi a Ravenna, voglio dire anche il lavoro che viene fatto a Cesena dalla Raffaello Sanzio. Cioè siamo in presenza di una situazione sicuramente ottimale. Bisogna, secondo me, crederci ancora di più e spingere perché queste nostre realtà si affermino sia nel loro modo, diciamo così, di concepire i progetti culturali, sia come compagnie, anche sul livello nazionale, anche nella nostra regione, perché assistiamo a questo paradosso. L'ho già detto nella prima domanda, ma lo ripeto perché è giusto ripeterlo. Cioè, queste sono strutture che sono amatissime all'estero e secondo me un po' troppo poco considerate nel nostro paese e a volte anche nei cartelloni della nostra regione, perché si continua a pensare che esista un teatro tradizionale e un teatro di ricerca, e invece il teatro è uno solo. Crediamo che sia giusto, oltre a sostenere quelle che sono, diciamo così, le imprese e i progetti di teatro contemporaneo e non solo, che ovviamente si sviluppano nella nostra regione, attraverso proprio questi progetti avere la possibilità di incontrare esperienze artistiche e fare incontrare esperienze artistiche diverse che nascono in altri paesi e che ci permettono anche di costruire un vero e proprio circuito. È il terzo anno che facciamo questa esperienza, questo è il caso di Bach Morris. Ricordo che questo lo facciamo nel caso di Bach Morris, ma anche l'anno scorso con Pierrot Lunaire, il Festival di Angelica, che dal punto di vista musicale è sicuramente una struttura produttiva molto importante per la nostra regione, e non ci permette non soltanto di fare un esperimento, di progettare,
ma anche di mettere in relazione diversi luoghi, per cui Bach Morris ha fatto un progetto che ha attraversato la regione, da Lugo a Modena, da Modena a Vignola, da Vignola a Sant'Arcangelo, da Sant'Arcangelo a Parma. Inoltre, nel caso di Sant'Arcangelo c'è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, cioè quello di riuscire a utilizzare la nostra grande tradizione culturale, nel caso appunto di Bach Morris le poesie di Pascoli, e di innestarle in un discorso contemporaneo. Perché io credo che la nostra tradizione si valorizzi facendo capire attraverso il linguaggio e attraverso artisti che si misurano con la nostra tradizione, con linguaggi nuovi, il valore di questa tradizione. Viceversa, se si continua a considerare la nostra tradizione come qualcosa di monolitico e di fermo e quindi la si propone come la si proponeva quando è nata, si fa del museo della cultura, si fanno delle strutture museali, non si fa della cultura vera, viva. Viceversa, la nostra grande tradizione fa parte della cultura viva, ma per farla vivere appieno deve essere utilizzata col linguaggio di oggi.